Bella a tutti ragazzuoli e benvenuti in questo nuovo video, sono Maullo941 e oggi siamo tornati con la nostra Master League su eSports Revolution Soccer 2, signori, con l'Inter. Allora signori, noi veniamo dallo scorso video in cui siamo riusciti a battere la Fiorentina nello scontro diretto, 3-0, vittoria importantissima. Rimangono le ultime due partite contro il West Ham e l'Ajax, partite che dovremmo cercare di vincere perché comunque siamo a un punto sopra il Chelsea e due punti sopra la Fiorentina, quindi la promozione in Serie A non è per niente garantita. Detto questo, partiamo subito col video, signori, ma prima di partire col video vi ringrazio per i like, per i commenti, per gente e per il supporto che date a serie e a canale. Signori, oggi faremo un cambio tattico, decisamente sì. Andiamo in formazione, non gli faccio caricare la formazione perché andremo completamente a cambiare, a stravolgere. Voglio giocare così, signori, voglio provare a giocare così. Ebbene sì, proviamo a giocare così. Allora, mettiamo Valeri centrale, qui ci andiamo a mettere Vorlanden. Vediamo se funziona, signori. Babangida l'andiamo a mettere attaccante destro, attaccante sinistro. Proviamo a mettere Claudio Lopez. Ronaldo lo mettiamo centrale al posto di Cellini. Di qua ci mettiamo Miranda. Ok, quindi Vorlanden, Espimas, Ximenes e Miranda. Proviamo così, signori. Rivoluzione tattica per la partita contro il West Ham. E ci proviamo, signori. Ci proviamo. Ci servono i 3 punti? Sì. Quindi cerchiamo di portarci a casa la vittoria senza troppe sbavature. Veniamo da una bella vittoria contro la Fiorentina. Dico, possiamo tranquillamente riuscirci. Subito fallo di Sinclair. Oramai Sinclair lo conosco, signori. Sinclair era il pelatone praticamente del buono. Tu provaci. Mannaggia. Buono. Sponda di testa e subito un tiro per l'Inter, che però non riesce ad azzeccare il tiro in porta. Attenzione, attenzione a Di Canio, attenzione a Di Canio, attenzione a Di Canio. Cambio sull'altro fronte, attenzione, attenzione. Grandissimo questo recupero di pallone, che però rischiamo di perdere. No, riusciamo a tenere. Parla che arriva Ximenes, che lancia Babangida. E il Bamba se ne va. Il Bamba se ne va, signori. Il Bamba se ne va nelle praterie. Il Bamba se ne va nelle praterie. Cerca Ronny. Ho sbagliato io. È che ero troppo defilato con Babangida. Non potevo rischiare non potevo provare il tiro perché eravamo completamente. Loro in 3 passaggi sono arrivati dall'altro lato. Giustamente non ho più gli esterni di difesa. Però siamo messi bene. Dai che. Ma stai scherzando? Meno male, meno male. Evita l'angolo, evita l'angolo. Non riusciamo a evitare l'angolo. Va bene. Dai, calcio d'angolo per loro. Parte il traversone al centro. Stacco di testa di Valeri. Ancora il pallone, però arriva Babangida che riesce a partire, signori. Babangida riesce a partire. Nessuno lo va a contrastare. Babangida. Si è allargato troppo. Il Bamba. No, tirala, portirala. Non ci ho capito nulla, signori. Non ci ho capito nulla. Confusione completa. Confusione completa. Confusione totale, signori. Confusione totale. No, che brutto intervento inutile, che brutto intervento inutile. Siete in due su un giocatore che sta per crossare, mannaggia. Al 15esimo. Abbiamo giocato bene finora, abbiamo giocato bene. Non dobbiamo farci prendere dagli errori e dalla paura. Ecco. Madonna mia, Ximenes mio. Lucida, ma perché ci vanno in due? Mannaggia le vostre sorelle. Perché ci vanno? Tu buttala sotto che ci abbiamo Ronaldo che di testa sa cosa fare, ecco, passarla agli avversari, ecco cosa fa Ronaldo. Anticipo, bello l'anticipo. No, bravissimo. Siamo confusi. Aprila lì, aprila per il Bamba. Non così. Non dovevi aprirla così, mannaggia, te a chi ti ha programmato pure. Calma. Anticipo di testa, bello l'anticipo. Miranda, bravissimo Miranda. Che riesce. Grandissimo Bamba. Che si è creato lo spazio. Il Bamba. Si è creato lo spazio. Tu passala. Pallone all'angolo. Claudio Lopez. Inter in vantaggio. Bella così, signori. Bella così. Funziona questa tattica, porca miseria. Miranda la stoppa il tiro. Deviata il portiere. Lopez ha il tempo di stopparla e di buttarla in porta, signori. Inter 1, West Ham 0. Bella così. Bella così. Va bene così, signori. Va bene così. Va bene così, ora dobbiamo semplicemente stare calmi e non farci prendere dall'agitazione e cercare di mantenere il vantaggio, che sarebbe cosa buona e giusta.
Calma, bravissimo Forlander. Guarda Babangida che c'ha le praterie, signori. Babangida non lo tengono più. Babangida non lo tengono più. Lopez, mannaggia. Attenzione, Lopez. No, l'ha tirata fuori. Porca miseria. Oh, Lopez si è fatto trovare sempre nel posto giusto al momento giusto. Bravo Claudietto. Bravo Claudietto. Finalmente uno che sa dove stare praticamente. Ronaldo bloccato in velocità, dico parliamone, però vabbè, Sinclair, attenzione Sinclair, lo spazio per crossare e non glielo lasciamo, signore, non glielo lasciamo lo spazio per crossare perché ci interessa. Mamma mia la traversa. Claudio Lopez la mette giù. Claudio Lopez la mette giù, vede il compagno libero sulla fascia, che vede il compagno libero al centro del campo, che perde il pallone Miranda, mannaggia a te Miranda mio. Miranda mio, mannaggia a te. No, che triangolazione bellissima. Bello, bello il gol del pareggio del West Ham. Una bella triangolazione, complimenti. Bella triangolazione, che giustamente con la quale hanno pareggiato 1-1 tra West Ham e Inter. Ma subito Babangida è ripartito. Babangida è ripartito, signori. Babangida è ripartito. No. Ai 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 ai. Ah, na, 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 na. Calma. Porca miseria. West Ham vicinissimo al gol del 2-1 con Di Canio, con Paulino Di Canio. No, ma porca miseria, ma perché mi devono sbagliare questi passaggi? Cioè, non è che posso indirizzarti sempre tutte cose, però è giusto, porca di una miseria infame. Era in anticipo, eravamo in anticipo, mannaggia. Calma, Miranda. Bravissimo, guardalo. Bravissimo. Levagliela. Anticipalo. Bravissimo. Fermati. Va bene, rimessa laterale. Calma. Dai, va. Giustamente la riescono ad aprire sempre sulle fasce. Attenzione. Il passaggio. Via sta palla, va bene. C'è la fine del primo tempo? No, l'abbiamo fatto giocare, c'è la fine del primo tempo. Va bene, signori, 1-1 alla fine del primo tempo. Lo schema funziona. Lo schema funziona. Abbiamo preso il gol del pareggio su un errore nostro, fondamentalmente. Un errore nostro e bravura loro che si sono mossi bene. Mi sono decisamente mossi bene, praticamente. Non voglio vedere i risultati delle altre partite, signori, perché noi ormai siamo davanti e dobbiamo fare noi la partita, signori. Noi siamo padroni del nostro destino. Noi siamo padroni del nostro destino. Bello, no, mannaggia, l'avevi riconquista. Guardala. Si è andata a riconquistare il pallone. Ah, dai, questa però, sì, Di Canio. Ora Di Canio è un fenomeno, praticamente. Era un ottimo giocatore, non lo metto in dubbio. Dai. Ivanov. Buttala sotto. Dai. E chi ci sta lì? E chi ci sta lì? Mia sorella. Perché non siamo riusciti a levargliela? Me lo spieghi perché non siamo riusciti a levargliela? Mamma mia. Lancialo. Vacci bamba, tienila. Grandissimo Babangida. Mamma mia che cosa ha fatto Babangida. Mamma mia che cosa ha fatto Babangida. Dai così, signori. Dai così, 2-1, autogol di Raddock. Porca miseria, vattela pia in sacchetta. Ci ha rotto tante le scatole. Questo Raddock nel primo tempo, finalmente fanno un errore anche loro. Porca miseria. Su una bella accelerazione di Babangida. Su una bella accelerazione di Babangida, addirittura. Cioè, ma lo vedete quanto è bastardo questo gioco? Ma lo vedete quanto è bastardo questo gioco? Cioè, incredibile. Incredibile quanto è bastardo questo gioco. Incredibile quanto è bastardo questo gioco. Mannaggia. Ma io perché non la crosso? No. Io devo per forza uscire col centrale, non posso. Valeri, calmati. Grandissimo Valeri, mamma mia come l'abbiamo fermato. Mamma mia come l'abbiamo fermato.
Calma, calma, calma. Ivano, Ivano, mamma mia. Cioè, mi ha buttato fuori Miranda. Mi ha buttato fuori Miranda per non so che cosa. Che cazzo di fallo ha mai visto? Così grave da dargli il rosso diretto. Il rosso diretto gli ha dato. Cioè, incredibile. Il rosso diretto. Cioè, non riusciamo più a toccare un pallone, signori. Non riusciamo più a toccare un pallone. Io non so che cosa inventarmi. Non riusciamo più a toccare un pallone. È un assedio, è un assedio, è un assedio. Io non riesco più a toccare un pallone. Claudio Lopez riesce a fare qualcosa? No, nemmeno Claudio Lopez riesce a fare qualcosa. Guarda, guarda, guarda. No, non doveva essere per lui il passaggio. Non doveva essere. Ivanov, Ivanov! Cioè, è impressionante, è impressionante. Io non riesco più a toccare un pallone. Oh, finalmente un break. Finalmente un break, signori. Espimas, Espimas. Per Bavangita, per Ronny, chiuso in due, me lo chiudono in due. Giustamente loro non hanno più il mio trequartista da marcare, hanno campi liberi per poter fare quello che vogliono. Riesco a recuperare lo sto pallone? No, perché lui lo deve riuscire a crossare. Siamo sotto assedio, signori. Siamo sotto assedio. Io non so che cosa inventarmi. Ci pensa Ronaldo? Ci pensa Ronaldo? Se l'inventa Ronaldo, signori. Se l'inventa Ronaldo, se l'inventa Ronaldo. Vabbè, una punizione presa da Ronny. No, ma porca miseria. Tu provaci. Va bene, calcio d'angolo, calcio d'angolo. Va bene, va bene. Ma era calcio d'angolo. Ma era palesemente un calcio d'angolo per me. Ma perché questo gioco deve inventarsi di tutto e di più? Ma perché? Ma perché? Ma perché? Mannaggia a voi. Ma perché? Mannaggia a voi. Dai, che rimessa laterale, 33esimo. Cioè, è incredibile, è incredibile. Io non. Ma ci Claudio! Dai, che angolo. Va bene, va bene, va bene, va bene, va bene. 34esimo. Ronaldo, perché la batte Ronaldo? No! Dai, stiamo scherzando, ma stiamo scherzando. Questa è. È pazzia più totale, è pazzia più totale, signori, è pazzia più totale, è pazzia più totale. Mamma mia. Sì, vabbè, Bavangita che vuole saltare di testa. Mamma mia, il palo che hanno preso. Non fare intervento scivolato, non andare scivolata. Non riesco più a uscire, signori, non riesco più a uscire, non riesco a fare una cazzarola di azione buona per me. Oh, finalmente. Zitti, zitti, zitti. Vacci Claudio, vacci Claudio, con calma, creiamo il break. Riesce a levargliela, riesce a levargliela, non riesce a levargliela, non ci riesce a levargliela, non c'è niente da fare. Calcio d'angolo, al 43esimo, io sto sudando come una cosa impressionante, signori. Sto sudando, Ivanov, tienila lì, Ivanov non ce ne sbatte assolutamente nulla, tienila lì, Ivanov, Ivanov, tienila lì. Va bene. Arbitro è finita, arbitro è finita, Ivanov esci, esci, bravo Ivanov, tienila lì, Ivanov, fatti ammonire, fai quello che vuoi, tirala sotto, dai che è finita, dai che è finita, è finita signori, è finita, sì. Mamma mia, battiamo il West Ham 2-1, signori, signori, vittoria fortunata, 10 tiri a 13, il Leeds batte la Fiorentina, quindi Fiorentina ormai fuori dalla corsa Champions, dalla corsa promozione, il Dortmund pareggia col Chelsea, signori, e qualcosa mi dice che è promozione, qualcosa mi dice che è promozione, ma lo scopriremo sicuramente domani, domani nel video di lunedì, lo scopriremo nel video di lunedì, signori, se effettivamente sarà promozione oppure no. Intanto ci portiamo a casa altri 6 punticini, andiamo a 20, bene, bene, siamo secondi a 3 punti di vantaggio dal Chelsea, signori, 3 punti di vantaggio dal Chelsea, ci basta un pareggio, signori, ci basta un pareggio per andare in Serie A, io non mi sarei mai aspettato una cosa di questo genere a inizio stagione, ma ci stiamo riusciti, signori, ci basta un pareggio contro l'Ajax per puntare alla Serie A. Detto questo, signori, io vi ringrazio per aver guardato questo video, vi ringrazio per i like, per i commenti, per i presenti e per il supporto. Noi ci vediamo sempre qui sul canale per un prossimo appuntamento. Bella raga, ciao!